I fondi europei per lo sviluppo di Napoli Est portano la firma del commissario Hahn. L'approvazione è arrivata dopo un intenso negoziato nel corso del quale è emersa la qualità della proposta per la riqualificazione dell'importante area metropolitana partenopea e dove sono stati definiti soprattutto in maniera chiara gli obiettivi strategici e sono state offerte garanzie sui tempi delle risorse destinate a questo grande progetto e dei tempi e modi di sviluppo di quest'ultimo. Ne abbiamo parlato insieme all'eurodeputata italiana Erminia Mazzoni. C'è il progetto che è stato presentato a livello europeo, è uno dei grandi progetti della regione Campania che quindi porteranno sicuramente un buon indotto nel nostro territorio e che abbasseranno un attimo quella soglia di incapacità di spesa che abbiamo rappresentato a livello europeo. Noi abbiamo ancora per l'Italia circa 30 miliardi di euro da spendere dell'agenda 2007-2013 e non sappiamo come farlo. Una volta tanto la nostra regione, il nostro territorio, la nostra città si dimostra più avanti di altri e tra l'altro con un progetto che è sicuramente un progetto serio. Le aree interessate sono tutte le aree limitrofe alla zona del porto, tutta la parte legata insomma, appunto al Napoli orientale, quindi sono diciamo un'area abbastanza estesa e un'area con una problematicità abbastanza forte che verrà assorbita dall'idea di riqualificazione totale di quell'area e di investimento e di insediamento di imprese e attività economiche.